La città di Sulmona ha ricordato l'80° anniversario del tragico bombardamento aereo anglo-americano della stazione ferroviaria che il 27 agosto del 1943 costò 104 vittime e numerosi feriti. A pochi giorni dall'armistizio dell'8 settembre, la città e il suo territorio conobbero una delle pagine più drammatiche e buie della loro storia. Una giornata di lutto, sangue e sofferenza da non dimenticare. Dobbiamo fissare bene la memoria di tutti i fatti che ci sono alle nostre spalle. Io ne sono ben convinto, ne ho 92 di anni punteggiati di tante memorie. Sono qui, naturalmente non potevo mancare. Sono con voi, sono in parte Peligno. Mia madre era dentro d'acqua, quindi figuriamoci, mio padre ha studiato a Sulmona, quindi sono legato a questa città da molti, molti lacci. Un triste ricordo. Un triste ricordo, senz'altro, le orecchie ancora che mi risuonano di scoppi delle bombe. Arrivavano portate dal vento fino a Pesco Costanzo. Ricordo quando dice stanno bombardando Sulmona. Sono rimasto ancora a quelle impressioni. Oggi ci troviamo qui dopo 80 anni perché il valore del ricordo deve sicuramente servire da importante terreno su cui fondare la pace. Credo che la pace sia l'essenzialità per la comune sopravvivenza e convivenza di tutte le popolazioni, quindi andava oggi senza ombra di dubbio commemorato questo anniversario in una data così importante. Sono passati 80 anni, ma il dolore è ancora molto forte, molto sentito, ecco, sia nei familiari, sia nella città stessa. Si avverte ancora la memoria, il ricordo di questa situazione così difficile che la guerra ha portato. In questo giorno vogliamo soprattutto invocare la pace, e questo è il messaggio di questa giornata. Di fronte al dolore, di fronte alle vittime, di fronte alla guerra, chiediamo al Signore e agli uomini e a ciascuno di noi di adoperarsi per la pace, di operare per la giustizia, per l'unità e per la comunione.